Amici di Radio Roma Sport, ciao da Alberto Fiano, eccoci qui con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma, dopo Roma-Torino del 9 marzo, ovviamente corrente anno. Tutti aspettavano la Roma al varco dopo la sorprendente e convincente vittoria di Napoli. La domanda era la seguente: la Roma per la Roma questa vittoria è un exploit casuale? Oppure finalmente ha trovato il giusto binario, la retta via, soprattutto a livello di crescita mentale? Con il Torino erano attese le risposte. La Roma le ha confermate. Pare che finalmente stia sulla la giusta strada per diventare una grande squadra, appunto. Ma questo processo è stato ancora non giustamente completato e non è partito subito nel giusto modo, poiché nel primo tempo la Roma ha sofferto molto, ha sbagliato l'approccio, era lenta nella manovra, era contratta, evidentemente sentiva questa pressione di molti occhi addosso che l'aspettavano al varco per la conferma che ho appena da poco citato. Il Torino invece era molto più spigliato. La Roma è partita con veemenza solamente nei primi 5 minuti del primo tempo, poi il Toro ha preso le giuste contromisure e ha creato non pochi problemi alla Roma, che deve ringraziare ancora una volta il suo grandissimo portiere Alisson, a mio avviso attualmente il più forte numero uno al mondo, che si è reso autore di altri due interventi prodigiosi, il primo su Iago Falche e il secondo su Acqua. E grazie a questi due super interventi la Roma chiude il primo tempo a reti inviolate. E nella ripresa comunque poi complice anche un po' il fatto che il Toro non poteva continuare su quei ritmi forsennati del primo tempo, la Roma ha invertito marcia, ha cambiato un po' di disposizioni tattiche e ha messo un attaccante, diciamo, ha stretto le marcature in avanti, mettendo degli attaccanti un po' più vicino a Schick, che ne ha tratto giovamento, e ha cominciato a macinare il gioco e così ha trovato il vantaggio con un colpo di testa di Manolas a 10 minuti dall'inizio della ripresa. Da lì la partita cambia totalmente, la Roma si libera psicologicamente e continua a giocare e a creare occasioni con delle trame offensive davvero interessanti, notevoli, dove qui è Sidico che si erge protagonista di almeno altri due buoni interventi. Alisson nella ripresa è praticamente inoperoso, la Roma è assoluta padrona del campo e trova il raddoppio con Daniele De Rossi, con un gran gol in scivolata dell'area piccola, che ricorda un po' il gol che fece circa 30 anni fa il principe Giannini ai suoi esordi nelle Roma-Fiorentina, che la Roma vinse 2-1. Era la Roma di Eriksson contro la Fiorentina del dottor Socrates, che tutti ricordiamo. Poi la Roma legittima questa vittoria con il 3-0 giunto al 93esimo grazie a Lorenzo Pellegrini, un'azione di ripartenza letale, veramente impostata da Nainggolan, che si dovrebbe mandare a Coverciano come manuale del calcio per appunto studiare come fare una ripartenza in modo letale e mortifero. La Roma quindi anche qui ha mostrato poi cinismo, ma nel primo tempo, sia pur soffrendo e sia pur non giocando affatto una buona partita, anzi tutt'altro, come giustamente anche Di Francesco in conferenza stampa ha riconosciuto, però ha dimostrato compattezza, ha dimostrato di saper soffrire ed ha dimostrato, insomma, che sa anche poi attendere il momento su dove colpire, insomma, come saper far sfiancare l'avversario. Questa è quell'impressione che ci ha dato quest'oggi con il Toro. E quindi c'è una lucidità mentale, che lascia ben sperare per martedì. Martedì c'è il ritorno di Champions League, la partita più importante della stagione della Roma, credo. Con lo Shakhtar basta l'1-0, ma sarà una partita di una difficoltà estrema a mio avviso, e quindi
ci sarà bisogno di un olimpico pieno, l'ha detto anche Di Francesco, dobbiamo giocare in 12. Nessuno stadio al mondo, penso come l'olimpico, sia capace di, come dire, trascinare la squadra come già fatto in tante altre imprese epiche della Roma, come sulle ali dell'entusiasmo e di quella grinta, di quell'orgoglio che bisogna mettere al 101% per passare il turno. Quindi ci aspettiamo un Olimpico pieno. I giocatori a fine partita, proprio a centrocampo, si sono fermati e questo hanno invocato al pubblico. Io, non per essere polemico, trovo che sia giusto, trovo che sia bella come iniziativa, ma come ti fermi a invocare il pubblico per compiere una grande impresa, perché poi l'unione fa la forza, come ti fermi a prendere gli applausi per questa convincente vittoria con il Torino, che sotto l'aspetto psicologico e mentale è un ottimo viatico per affrontare appunto lo Shakhtar, anche 9 giorni fa, dopo quella debacle con Milan che sembra ormai lontana anni luce, dovevi fermarti, non sotto la curva perché ci sono i regolamenti che lo vietano, ma almeno davanti alla curva sud, finché era a te consentito stare in campo e prenderti anche i fischi. Questa si chiama coerenza e rispetto verso quei tifosi che, da cui tu poi invochi giustamente il loro sostegno, il loro calore, il loro amore per poi affrontare partite determinanti come quella appunto con lo Shakhtar. Quindi questo è quanto. E per questo intervento credo sia davvero tutto. Ringrazio Roberto De Angelis che mi dà l'occasione con questa partnership poi di ascoltare in podcast anche sulle sue varie frequenze radio questo intervento su Radio Roma Sport. E vi ringrazio a voi per l'ascolto, vi auguro un buonissimo weekend. Invito tutti a riempire l'Olimpico martedì sera contro con lo Shakhtar. Dobbiamo crederci, ci devono credere loro, ma dobbiamo far sì noi che loro ci credano ancor più di noi, tutti uniti per questa grandissima impresa. Vi ringrazio per l'ascolto, dicevo, ricordate che il barbaro si avvicina sempre di più, il momento del barbaro, la suspense e la curiosità crescono. E vi auguro la buonanotte e chiudo con l'immancabile Dai Roma Dai e a risentirci qui per i prossimi post partita della Roma su Radio Roma Sport con Alberto Fiano. Ciao!